Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, come ti senti? Come stai? Dove ti trovi? Tutto bene, sono in macchina in attesa di prove Sì. per una cosa che dovrò fare in futuro, però non con il progetto Margot, ma soltanto da turnista, diciamo, da cantante. Quindi è un momento intenso, periodo intenso. Stai facendo Sì. tante cose. Ovviamente parleremo di questo singolo, il giorno più bello della settimana, la domenica. Sì, quello che dovrebbe essere il giorno più bello, poi non Sì, si sa mai, sì, sì. Di che a cosa volte parla questo comunque. singolo? E allora, in realtà la domenica è presa come, per usarla un po' come metafora di un momento di pausa che dovremmo prenderci tutti, almeno una volta, al giorno anche, cioè anche soltanto per un minuto, dedicarsi del tempo per se stessi. E quindi parla di questo, in realtà della mia difficoltà di fare proprio questa cosa, di metterla in pratica, perché alla fine nelle canzoni a volte cerco di portare avanti un messaggio che a volte io ho difficoltà proprio in prima persona a rispettare, quindi è un po' questo, prendere coscienza di una cosa che dovremmo tutti fare, che però a volte è molto difficile, soprattutto di questi tempi. È vero, è vero, è vero. Infatti tu la domenica come la passi solitamente? Io cerco di passarla in casa a scrivere, a dedicarmi appunto alla musica, perché poi, cioè, alla musica mi ci dedico tutta la settimana, però al creare, ecco, quindi alla fine poi diventa sempre lavoro, per questo, anche se dovrebbe essere un momento di distensione, niente, non ce la faccio. Ma poi Quindi quando c'è la quello, poi passione magari. così. Sì, esatto, è inevitabile. Ok, di regola c'è un sound molto rilassante in questo brano, Sì, quindi sì. comunque rilassa. Momento ideale per ascoltare questo singolo. La domenica. No, oppure in un momento in cui, non so, anche in macchina, perché in macchina alla fine ci si riesce, cioè in macchina a Roma non troppo, però non lo so, io trovo sempre un momento per dare spazio ai miei pensieri in macchina, anche se è in mezzo al traffico, è proprio perché non hai niente da fare, cioè, quindi so che è un po' riportare una cosa che dovrebbe essere anche un po' sognante, cioè, perché solitamente le mie canzoni hanno sonorità che si avvicinano, ecco, a quel mood lì, e poi però lo riporto al traffico di Roma, insomma, non è si gioca un po' per contrasto, ecco. Certo, però Però rilassi i nervi, dai. funziona. Durante la Sì, guida rilassa i esatto. nervi. Quindi Esatto. ci sta, ci sta. Ovviamente noi ti abbiamo visto e scoperto tantissimi a X Factor. Nelle audizioni, quattro sì, che emozioni stai provando? E che emozioni hai provato? È stata l'emozione, cioè, credo che sia stata l'esperienza più bella della mia vita sul palco, perché comunque io non ho mai suonato su un palco così grosso, con tanta gente davanti. Cioè, io è ovvio, faccio questo di lavoro, però non ho mai avuto l'occasione di farlo appunto su un palco così grande, con tanta gente che poi mi ha veramente dimostrato tantissimo calore, quindi Meritato, meritato. bellissimo, l'esperienza è stata magnifica. E adesso sto vivendo un po' ecco, di questa scia di belle vibrazioni positive, Di ecco. adrenalina, dai. Sì, esatto, perché comunque c'è tanta gente che, pur non conoscendomi, ecco, mi sta dimostrando calore, affetto e tanta stima nei confronti della mia musica, quindi sono contentissima. Come si dice appunto, anche se uno non vince un talent, però lascia il segno, può fare tanto, quindi comunque può aiutare a farsi un Sì. nome, anche, perché magari adesso nascono nuovi obiettivi, nuovi sogni. Certo. Quindi, quali sono i tuoi obiettivi? Magari mettendo da parte il programma. Certo, no, quello anche perché non si può dire nulla, No, quindi infatti, lasciamo stare il mettendo da programma. parte quello, ecco, io vorrei continuare il più possibile a far conoscere la musica a più persone, appunto,
quindi ampliare il mio pubblico, questo è stato sicuramente un passo importante, però ecco, poi sta tanto alla musica dal vivo, quindi voglio suonare più possibile anche fuori Roma, mi sto infatti muovendo per farlo, quindi tanti live. Compresi e comprendendo anche nuove uscite, ovviamente, che però ancora devo programmare. Però ecco, questo sì, esatto, è tutto quello che voglio fare e scrivere tanta musica nuova di domenica. Certo, Esatto. poi magari altri giorni, lunedì, martedì. Comunque, come hanno preso l'uscita gli ascoltatori o chi comunque ti segue già da tempo? Hai visto un crescere di ascolti, soprattutto dopo la partecipazione a X Factor? Sì, devo essere sincera, comunque è brano che io ho portato ad X Factor, quindi per adesso l'attenzione è comunque maggiore lì, perché c'è stata un'esposizione mediatica maggiore proprio per il brano, mentre invece per domenica sì, c'è attenzione, diciamo, c'è, però è minore di quella che sta vivendo comunque a far l'amore comincia tu, cioè la mia versione. Però tu come genere musicale, come ti definisci? E elettro pop di Dream Pop. Sì. Comunque spogliate dall'arrangiamento sono canzoni pop, però ecco, poi con la produzione elettronica e appunto avendo queste sonorità sognanti. La definisco Dream Pop, Elettropop. Sei un artista di riferimento, ad esempio, per capire ancora meglio il tuo genere? Sì, allora ci sono Aurora, senz'altro, Billie Eilish per la parte elettronica, però anche Grimes, Clairo, ci sono tante artiste ultimamente che mi ispirano continuamente, anche allontanandosi da quello che è il genere che faccio, però ecco, ascolto veramente tanti altri stili diversi che però poi non si rivedono in quello che scrivo. Anche perché poi è un genere prettamente internazionale, quindi in Italia Sì. c'è comunque un artista che segue un po' quel filone, o lo vedi già un po' di nicchia in Italia, questo genere? No, c'è a sprazzi, nel senso che comunque ci sono dei richiami. È difficile perché comunque ci sono, comunque senti anche altre influenze, quindi è anche difficile aver definito, ecco, il mio genere, però ecco, è quello più vicino a quello che faccio. Non lo so, nel senso adesso non mi vengono artisti in mente, però sicuramente c'è qualcuno che lo sta facendo come ci sto provando io, però sì, è un po' più di nicchia. Ecco, questa era la domanda, quindi sì, lo vedo un po' più di nicchia. Quindi è un genere che comunque porteresti nel programma, è un rischio appunto perché può essere di nicchia. No, io porterei la mia musica ovunque, cioè nel senso non per adesso non mi importa dei rischi, anzi È vorrei buono, è poterlo giusto fare, così, ecco, è quindi giusto così. sì. Live, quando Sì. ti vedremo live, o se stai studiando, o stai programmando altri singoli, un disco, eccetera, eccetera. Allora, per i live devo ancora studiare un po' la programmazione perché appunto ti stavo dicendo che vorrei suonare più fuori Roma anche, quindi presto vi aggiornerò sui miei canali Da social. seguire sicuramente. Esatto. Invece per quanto riguarda i nuovi singoli e quindi anche l'uscita discografica che sto preparando da tempo, che quindi il disco è pronto, ma sto aspettando insieme al mio produttore il momento propizio per farlo uscire. E prossimamente anche quello, quindi non posso dare date purtroppo, però ecco, è tutta una sorpresa anche per me. Sì, Quindi. lasci l'acquolina in bocca, quindi è giusto appunto seguire i Esatto. tuoi canali social, magari seguirti perché ci saranno novità sicuramente. Quindi Esatto. aspettiamo. Non ci muoviamo da Bene. qui, aspettiamo Esatto. per una cosa. Ovviamente ti faccio ancora i complimenti perché mi è colpito Grazie molto nella tua esibizione, mi è piaciuta molto. Quindi i singoli sicuramente sono molto belli, speriamo magari di gustarli dal vivo, perché ovviamente poi dal vivo c'è tutto un altro sapore, quindi non vediamo l'ora sì. appunto.
Allora, ti Anche ringrazio io. per questo intervista, è Grazie stato un mille a grande te. piacere. A presto. Grazie, grazie davvero.